Ma ora c'è il fischio arbitrale. Miretti con il destro, è una grande traiettoria e la palla in rete per il portiere della Parma. Nulla da fare, il capitano della Juventus a segnare il gol del vantaggio della squadra Parma dopo appena due minuti di gioco nel corso della ripresa. Juventus in vantaggio. Giuseppe Augello, il pallone scodellato sul secondo palo, la palla in rete, colpo di testa di Bonetti se non andiamo errati, il gol del 2-1 da parte della Juventus. Immediata replica dei bianconeri, è buono per Miretti, Miretti è solo, è il gol del 3-2, gol, è bucato la rete Miretti, la palla in sacco, è gol. Pensavo di aver sbagliato io, in realtà la palla è passata nel lato della porta ma da dentro. Tenere di rigore Bonetti, il pallone sul sinistro, ora sul destro, va giù, calcio di rigore, calcio di rigore per la Juventus. Il fallo di Ferrari che viene ammonito. Tre minuti sul cronometro nel corso della ripresa. Bonetti con il destro, è preciso per il 3-3 della Juventus, che dunque ha rimontato il doppio svantaggio provocato sia nel primo tempo dalla rete del 2-0 e poi da quella del 3-1 per Bonetti. Ora salta il portiere, altro calcio di rigore, il fallo su Salducco. 18° in corso, Bonetti sul pallone, ancora Bonetti, ancora stesso lato, tripletta per l'attaccante della Juve che passa in vantaggio al 18° minuto del secondo tempo. Ancora un rigore di Bonetti. Bonetti, ancora un cambio gioco perfetto per Ferraris. Ferraris ha un po' di spazio, se lo prende, calcia con il destro, una parata miracolosa da parte di D'Alessandro. Non è finita, Bonetti, secondo palo, Mulazzi, palla in rete, Juventus in vantaggio. Nonostante la grande parata di D'Alessandro pochi istanti prima, Miretti porta palla avanti con grandi falcate, una gran giocata di Miretti, pallone per Bonetti, area di rigore, Bonetti, Miretti, un tiro del numero 4 del capitano della Juventus che pareggia i conti 2-2 proprio allo scadere, 25°, Juve 2, Lazio 2, ancora Miretti.